tutti, sono Bello del canale Bello Film Series. Bentornati in questo nuovo video. Oggi, come vedete, si rientra nell'angolo del neofita del fumetto, perché chi c'è qua? C'è lei, Wonder Woman. Prima di cominciare però, come sempre, vi ricordo di mettere like al video, quindi pollice in su, e se vi va di iscrivervi al mio canale con un semplice clic sul tastino iscriviti che trovate qua sotto nell'interfaccia di YouTube. Allora, due parole solite prima di cominciare. A cosa servono questi video? Servono a entrare, almeno a cercare di entrare, nella continuity enorme dei fumetti americani, quindi Marvel e DC, in questo caso di Wonder Woman. Io qua, come al solito, ho stilato la mia bella lista che poi vi metterò in descrizione, il più possibile in ordine cronologico, quindi spero che vi possa servire. Per Wonder Woman ho fatto un lavoro un pelino diverso, perché lei fa parte della triade, quindi Batman, Superman e Wonder Woman, però in Italia Wonder Woman ha molto meno successo, quindi si trovano meno storie. La Panini attualmente, che stampa la DC, sta ristampando molto meno roba rispetto a Batman, per dire che stampano Batman come se piovesse, però secondo me, insomma, ho messo delle belle storie, dei bei volumi. Ditemi poi cosa ne pensate. Da dove cominciare? Allora, Wonder Woman nasce nel 1941 dallo psicologo che si chiama William Moulton Marston. Attualmente la Panini sta ristampando queste primissime storie nella collana DC Classic. Io però non me la son sentita di partire così indietro. Uno, perché immagino che le storie sono molto più semplici di quelle che troviamo oggi. Due, per risparmiare un po' di soldini. E tre, anche per i disegni, che saranno disegni vintage anni 40. Però per chi volesse l'inizio assoluto, sapete che li trovate sul sito della Panini. Quindi, da dove sono partito io? Qual è lo starting point di Bellouf? Lo starting point di Bellouf è il primo ciclo di Greg Rucka o Ruchka, che è questo qua, stampato nei DC Library, diciamo la versione deluxe che sta ristampando la Panini. Tutto il ciclo è composto da tre volumi, io li ho tutti e tre, poi ve li faccio vedere. Sono volumi belli grossi, da circa 300 pagine l'uno, quindi vanno dai 30 ai 35 euro l'uno. Qua non ci sono delle origini vere e proprie, cioè le origini di Wonder Woman sono sempre quelle degli anni 40, a questo punto qua, negli anni 2000. Cioè la regina Ippolita voleva tanto una figlia, ha costruito una statuetta di argilla, ha chiesto agli dèi di dargli vita, tipo favola di Pinocchio, se vogliamo, e Zeus ha consentito, e quindi è nata la principessa Diana. La prima storia che abbiamo qua si chiama Iketeia, storia abbastanza famosa, dove c'è anche Batman, e poi dopo Iketeia partirà la run regolare di Rucka, che parte appunto dal numero 195, in questo volume finisce al 205, ci scrive Panini. Questo è il primo volume, adesso vi faccio vedere gli altri due. Sono disegnati principalmente da Jones, disegnatore bravissimo, e belli disegni. Diciamo che sono disegni che sembrano molto anni 90, adesso ve li faccio vedere più o meno, però ultra moderni. Quindi se siete abituati anche agli ultimi spillati qua, non vi preoccupate. I primi due volumi si può dire che questi sono una storia a sé. Qua nasce anche un personaggio inventato da Rucka, che troveremo più avanti, che è la nemica di Wonder Woman, Veronica Kale. C'è anche Cheetah, nei primi due volumi non tantissimo, Cheetah personaggio che, se avete visto 1984, è quella che si trasforma in leopardo, insomma, che nel film non è venuta proprio benissimo. Poi c'è il terzo volume, sempre cicciotto pure lui, costa sempre 30 euro anche questo, cambia il colore della costina, molto belli questi DC Library. Questo terzo volume, allora, io l'ho preso per completezza, però secondo me forse anche evitabile, perché nel secondo volume DC Library che ce l'ha, diciamo che si chiude l'arco narrativo primo di Rucka, e qua invece è mezzo e mezzo. Qua c'è una continuazione che però se ne può fare anche a meno, e poi lo scrivono anche nell'editoriale. Chi segue Wonder Woman qua nell'editoriale Panini, che è Elena Pizzi, ci scrive che qua dentro si intersecano delle storie con degli eventi DC. Il primo è Crisi Infinita, quello post Crisi sulle Terre Infinite,
e l'altro è quello di Lanterna Verde, che io, La notte più profonda, che io, per dire, non ho mai letto. E infatti, leggendo questo volume, si sente la mancanza, insomma, cioè, ci si capisce poco in alcuni momenti. Quindi, secondo me, potete acquistare tranquillamente i primi due. Qua forse si conclude l'arco narrativo su Cheetah. Quindi, chi volesse, insomma, prendete tutti e tre, poi sono anche belli in libreria. Vedete voi. E qua si conclude Raqqa, che finisce nel 2005. Poi sono passato all'altro ciclo, nuovo ciclo, che parte nel post Flashpoint, quindi quello dei nu di Nuovi 52, 2011-2012, ed è il ciclo di Azzarello e Cliff Chang, se si chiama così. Attualmente la Panini non sta stampando questi volumi, io li ho recuperati tutti quanti in fumetteria, sono della casa che distribuiva la DC prima, cioè la Lion. Questa storia mi è piaciuta molto. Allora, questa storia è un diesel, parte piano, anche qua sono presenti tantissimo le divinità greche. Tutte le storie, ho imparato a capire, di Wonder Woman hanno a che fare col pantheon delle divinità greche, quindi troverete Zeus, troverete la moglie Era, troverete Eros, troverete Ares, il dio della guerra. Troverete Hermes, che è il viaggiatore. Quindi tutte le storie di Wonder Woman, ci sono le divinità greche, però qua ancora di più. E alla fine di tutta questa quanta run, che come ho detto è un diesel, cioè parte pianino, si fa fatica a entrare, però poi gli ultimi albi, almeno io, me li sono fumati, e lei diventerà la dea della guerra. Non è uno spoiler, perché il primo, qua, la Lion, ha scritto dea della guerra, quindi potete immaginare. Questi volumi, allora il primo, che è doppio, costa 31 euro, tutti gli altri, che poi vi faccio vedere, io li ho presi tutti, costano dai 15 ai 16 euro. Allora, la differenza con i volumi Panini è enorme. Tanti criticano il lavoro della Panini, però secondo me non c'è paragone sia nella carta, sia nella grandezza degli albi, che per carità quello non fa la differenza, sia negli editoriali che ci sono. Qua non c'è scritto niente, si fa capire anche quali sono i numeri degli spillati che comprendono questo volume, mentre la Panini è molto molto più dettagliata e il prezzo, vedete, è lo stesso numero di pagine, 30 euro. Questo invece è 31 euro ed è più vecchio. Qua avete un cartonato duro, che piace tanto a molti. Qua avete una specie di brossurato con le alette, quindi per fortuna che la Panini ha cominciato a stampare la DC. Allora, questo è il primo volume, come ho detto, Dea della Guerra. Poi ce ne sono altri quattro, adesso ve li faccio vedere. Ogni volume ha un titolo. Allora, questo è il secondo, che poi è il terzo, perché qua c'è uno, due, qua c'è il terzo, si chiama Ferro. Tutti questi volumi, se volete risparmiare, ci sono anche nella collana, quella low cost, che sta uscendo con la Gazzetta della DC, le grandi storie degli eroi DC. Quelli costano 6,99 euro, quindi ancora meno. Sono difficili da trovare, io ci ho provato ad andare in edicola, però col mio edicolante non si riesce a mettersi d'accordo, arriva, ordini una cosa, ne arriva un'altra, quindi ho lasciato perdere. Li ho recuperati tutti quanti in fumetteria. Questo è Ferro, che è il numero 3, questo è il 4, che è Guerra, eccolo qua, bellissime le copertine, bellissimi anche i disegni. Questo è il volume 5, che si chiama Carne, vi faccio vedere un po' di disegni, ecco qua, guardate. Sono bellissime sia le copertine sia anche lo stile di disegno di Cliff Chang, si chiama, che è il disegnatore principale di tutta quanta la serie. Poi c'è il volume 6, che è quello conclusivo, che è Ossa, dove avremo appunto Wonder Woman che diventa pro tempore la dea della guerra. Ecco, guardate, bellissimo questo stile. Ok, dopo il ciclo di Azzarello, quindi ritorniamo di nuovo da Raqqa, che va a riprendersi di nuovo Wonder Woman e scrive delle altre storie, e secondo me questo è il ciclo migliore, cioè per chi volesse cominciare a leggere Wonder Woman e risparmiare il più possibile, secondo me si può tranquillamente cominciare dal secondo ciclo di Greg Raqqa. E questo dico perché? Perché qua abbiamo questo albo che si chiama Anno 1, quindi qua troverete proprio le origini rinarrate di Wonder Woman. Qua
diciamo che se avete visto il film, ecco, sembra che il film abbia preso pari pari da questo album qua. A me è piaciuto tantissimo. Fra l'altro, qua cosa fa Greg Rucka? Ve lo scrive la Panini dentro l'editoriale. Lui, quando ha ricominciato a riscrivere con l'operazione Rebirth, Rinascita, perché questi sono del 2016, scriveva gli albi, allora 1, 2, 3, allora in tutti i dispari c'è l'inizio. Aspetta che me lo sono scritto, non vorrei sbagliare. In tutti i pari, anzi i numeri pari, c'è il passato di Wonder Woman, quindi le origini. Invece in tutti i dispari c'è il presente di Wonder Woman. Quindi noi vedremo le origini in tutti i numeri pari e invece il presente in tutti i numeri dispari. Comunque dentro ve lo spiegano molto meglio di come l'ho spiegato io. E voi leggetelo nell'ordine che vi dico, che è il primo, che è questo, anno 1. E qua avete il passato, le origini. Poi c'è bugie, eccolo qua, che questo invece andate al presente, poi finito il presente si inframmezza di nuovo col passato, quindi si chiude l'arco del passato, che è questa la verità, fra l'altro disegni di Liam Sharp, bravissimo, fenomeno, vediamo, faccio vedere delle tavole anche prese a caso, tanto una vale l'altra, tanto che sono belle, guardate, ho beccato forse proprio quella della copertina. Ecco qua, stupendi. E poi l'ultimo album, l'ultimo volume che si chiama God Watch, che qua comprende, cioè conclude cosa? Conclude sia passato che presente, e il finale a me è piaciuto veramente tantissimo. L'ho letto due volte questo ciclo qua, tanto che mi è piaciuto. Quindi super super consigliato. Tutti gli albi qua sono molto più sottili, vedete la costina. Costano intorno ai 20 euro, quindi se volete risparmiare, insomma, c'è anche il lato economico da tenere in considerazione. Poi passiamo all'era moderna, anzi, se diciamo all'era contemporanea, almeno io sono passato agli Spillati con cosa? Con Future State. Future State è questa operazione temporanea che ha fatto la DC, qua vedete il primo volume e questo è il secondo volume, il primo Spillato, che è il numero 19, invece questo è il secondo, che è 20 di Future State, dove la DC ci ha mostrato cosa succederà in un futuro prossimo oppure anche in un futuro molto lontano. È solo una parentesi, però ho potuto prendere due albi in modo da leggermi un po' di storie recenti, e all'interno ci sta pure Nubia. Ci sta Nubia, che è un'altra Amazzone, perché... Ah, prima di finire su Future State... C'è anche un altro personaggio molto molto importante che sarà la nuova Wonder Woman per il futuro, che è lei, è Yara Flor. In pratica qua noi avremo, d'ora in poi avremo oggi tre Wonder Woman. Perché? Perché nel mezzo, diciamo, di futuro, c'è, cioè Future State è il futuro, però nella continuity DC ci sta l'evento Metal Death Metal, quello di Snyder e Capullo. In questo evento, cosa è successo? Wonder Woman si è sacrificata per salvare il multiverso, o l'omniverso, perché oggi la DC ha il multiverso, e quindi noi avremo, lei non c'è più, quindi la Wonder Woman ufficiale, principessa Diana, è come se fosse morta, in realtà nell'aldilà che sta viaggiando. E avremo delle nuove Wonder Woman. Te lo scrivono sempre qua nell'editoriale. Queste tre, le Wonder Woman sono, allora, la Wonder Woman ufficiale, lei che sta girando nell'aldilà, la seconda Wonder Woman che diventa, diciamo, la nuova regina delle Amazzoni, che è Nubia, perché la vera regina delle Amazzoni, che è Ippolita, la mamma di Wonder Woman, che casino con le parentele, attualmente sta nella Justice League. E poi avremo lei, Yara Flor, che sta avendo un successo clamoroso, soprattutto negli Stati Uniti, che sarà la Wonder Woman del futuro. Attualmente si fa chiamare Wonder Girl, come Donna Troy, per dire, se avete visto i Titans. Comunque, anche questo album qua, che è Superman e Wonder Woman, è un brossurato, fa parte della collana dei Future State, e vi fa vedere appunto cosa succede in un possibile futuro, anzi, più che possibile, in un futuro prossimo. Dico questo perché? Perché poi, una volta finito l'evento Metal Death Metal, che quindi porterà alla nuova continuity, abbiamo Infinite Frontier. Infinite Frontier è questo spillato, eccolo qua, che io ho recuperato, lo trovate in fumetteria, lo trovate anche sul sito Panini, dove vi spiegano
come funziona il nuovo universo della DC fondamentalmente. Vi dicono che, leggetelo perché è molto molto importante anche per gli altri personaggi, vi dicono che Wonder Woman si è sacrificata, la vedete qua, per salvare il multiverso. Arriva questo qua, eccolo qua, che è Infinite Frontier. Lei se ne andrà nel Valhalla a fine di questo album, come vi ho detto, per andare in giro, lasciando il suo posto vacante. E da qua continueranno appunto gli spillati. L'ultimo spillato che trovate oggi è il numero 26, dove c'è la Wonder Woman ufficiale che sta andando in giro. Tornerà a casa, sono andato a scartabellare, nello spillato numero 28, e poi in un futuro prossimo noi avremo dal numero 33 fino al numero 36 avremo una nuova run, un nuovo arco narrativo che si chiama Trial of the Amazon, dove troveremo appunto tutte quante le Wonder Woman che conosciamo, più o meno quello che ho letto. Quindi ci sarà la guerra delle Amazzoni, perché mi pare la Panini la tradurrà come guerra delle Amazzoni, e vedremo dove vanno a convergere tutte queste nuove storie, soprattutto tutte queste Wonder Woman. Lei, principessa Diana, Yara Flor, quella brasiliana, e Nubia, che invece è l'attuale regina delle Amazzoni di colore. Questo per quanto riguarda la contemporaneità. E sempre ho appena acquistato questo nuovo brossurato che riguarda la nuova Wonder Woman, che è lei appunto, che è Yara Flor, scritta da Joelle Jones, ed eccola qua, attualmente lei è Wonder Girl. Guardate, molto belli i disegni. Lei è la stessa che appunto troveremo dopo qua in Future State. Quindi loro ci fanno vedere oggi le origini di Wonder Girl, perché poi lei, non si sa fra quanto, diventerà la Wonder Woman ufficiale del mondo DC. Storia molto bella, storia di origini, quindi potete partire anche da qua se volete. Disegni ancora migliori, e per questo ha avuto un successo enorme negli Stati Uniti. L'autrice ha detto che si è ispirata per la nuova figura di Wonder Woman a Beyoncé, e direi che ci ha preso. Questa è una splash page, guardate qua, c'è Wonder Woman, c'è Yara Flor, e poi ci sono tutti i vari nuovi compri umani. Qua trovate anche Superman, ovviamente. Ecco, con questo albo si conclude, diciamo, la lista della Wonder Woman corrente, e quindi è uscito questo mese, a me è piaciuto molto, e quindi la mia lista finisce qua. Ma non è ancora finita, perché dopo Yara Flor ho da proporvi altre due storie, questa volta stand alone, che potete leggere senza passato, presente, futuro, continuity, basta solo che sapete che ci sta Wonder Woman. La prima è Wonder Woman Terra 1 di Grant Morrison, qua i primi due volumi, eccoli qua, con i disegni di Yannick Paquet, che troverete in tutta quanta la storia. È un Elseworld, una rielaborazione by Grant Morrison del personaggio di Wonder Woman. Bene, ma non benissimo. Il primo albo, insomma, vi fa pensare, poi invece il secondo e terzo, che è questo qua, mi sono piaciuti molto di più. Però, insomma, secondo me vale la pena leggere, perché fa parte sempre del personaggio di Wonder Woman. Costo, sono tutti e tre da 17 euro, 130-140 pagine l'uno, rapporto qualità-prezzo non è dei migliori. Però alla fine, eccolo qua, vedete, vi ritrovate una bella storia da leggere. E per ultimo, ultimissimo, poi vi giuro che ho finito per davvero, è questo, è Wonder Woman Terra Morta. Anche questa è una storia stand alone, anche questa fuori continuity, in questa edizione super super deluxe che fa Panini, e questa è una storia veramente molto molto bella, scritta e disegnata da Daniel Warren Johnson, che è un autore che non conoscevo e mi è piaciuta veramente tanto. Ha dei disegni super super graffianti, che all'inizio si fa quasi fatica, diciamo, a non mi piacevano subito, ma più entrate nella storia, più andate avanti nel racconto, e più questi disegni sono proprio perfetti. Anche i paesaggi che ci fa vedere Daniel Warren Johnson di questo mondo, perché in pratica qua si chiama Terra Morta perché appunto è successo qualcosa in cui la nostra terra, insomma, c'è stata un'esplosione dove sono tutti morti, rimane solo Wonder Woman,
che deve riportare, vediamo se trovo i disegni, ecco qua, rimane Wonder Woman che deve capire cosa è successo e deve salvare i sopravvissuti, e con un finale soprattutto che vi stupirà, veramente bellissimo. Sicuramente questo da comprare a occhi chiusi, costa 29 euro, sono 200 pagine, quindi anche qua costicchia, però questo formato deluxe insomma piace molto. Vi faccio vedere anche com'è la copertina sotto, perché ha la sovracoperta, eccolo qua, Wonder Woman Terra Morta. Insomma, siamo arrivati alla fine, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che la mia lista vi possa aiutare per cominciare o a integrare le storie di Wonder Woman, e come al solito vi saluto, vi ringrazio e vi abbraccio, e ciao a tutti da Belluf e al prossimo video!